Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate, ma in questo video il mio telefono vibrerà tantissimo. Sto aspettando una chiamata importante, quindi non posso metterlo silenzioso, altrimenti non rispondo alla chiamata. Il problema è che, siccome ho appena detto su Instagram del gruppo Facebook, se non avete visto il precedente video, non avete visto, diciamo, l'annuncio su Instagram, scusate, su Instagram, sto facendo un gran macello. Non so se ho detto la cosa giusta. Comunque, ho creato un gruppo Facebook dedicato al make-up su Facebook. Un gruppo Facebook su Facebook, che strano. Giulia, brava brava, ok, andiamo avanti. Se non lo sapete, ho creato appunto questo gruppo Facebook, che sta su Facebook, dedicato al make-up, nel quale possiamo scambiarci consigli, nel quale possiamo mandarci le foto, nel quale possiamo chiedere consigli su un prodotto. Sono davvero contentissima perché, tipo, in un giorno, in 2 giorni, siamo arrivati a quasi 300 persone e stanno aumentando tantissimo, perché sento il mio telefono che continua a vibrare e stanno aumentando molto molto velocemente. Quindi, se volete entrare a far parte del gruppo, potete assolutamente farlo, trovate il link qui sotto in descrizione. Iniziamo a parlare dei prodotti preferiti del mese di aprile. Siamo a marzo. No, che mese siamo? Sì, siamo a marzo. Non ci sto capendo più nulla. Ok, iniziamo a parlare dei preferiti del mese di maggio. Sì. Parliamo dei preferiti del mese di aprile. Primo di tutti, sicuramente sapete che vi sto per menzionare questo prodotto, ovviamente, la Blue Blood di Jeffree Star. Mi è piaciuta un sacco, ho fatto un video dedicato con la recensione, tutti gli swatches degli ombretti che ci sono qui dentro. Se volete andarlo a vedere, ve lo faccio comparire come sempre qui sopra, potete cliccare e andare a vedere direttamente la recensione, così potete sapere che cosa ne penso in dettaglio di questa palette. Mi piacciono tantissimo gli ombretti, alcuni più di altri, alcuni sono davvero eccezionali, alcuni sono buoni, diciamo, neanche nello standard, sono degli ottimi ombretti, ma alcuni trovo siano davvero eccezionali. È una palette che mi è piaciuta molto e è una palette ovviamente dedicata ai toni dell'azzurro, quindi se siete degli amanti di questo colore, secondo me dovete assolutamente prendere questa palette, perché ha degli ombretti fantastici come non se ne trovano in giro, soprattutto gli opachi. Dei brillanti si trovano degli ombretti azzurri fatti bene, ma degli opachi del genere sono davvero difficili da trovare, quindi se siete degli amanti dell'azzurro, secondo me questa palette dovete assolutamente acquistarla, perché è veramente molto bella. È un po' ingombrante come palette, infatti non so dove infilare. Sto cercando uno spazietto, ma è davvero gigante. Però penso che, se non avete tutte le palette che ho io, non credo sia un grande problema. Nel trucco che ho realizzato oggi, ho messo soltanto un tocco di azzurro e vedete come, diciamo, il look rimane tra virgolette portabile, nel senso che non è che ho tutti gli ombretti azzurri, non è che il trucco degli occhi è soltanto blu, però c'è comunque un tocco di colore che rende un pochino più intrigante e particolare il look, e mi piace tantissimo. Ero partita con un'idea, poi mentre la facevo mi sono dimenticata, alla fine è uscito fuori questo. Volevo fare un trucco neutro, molto acceso nella parte superiore, e poi mettere l'azzurro nella parte inferiore, solo che non so perché sono andata con il pennello, ho iniziato ad applicarlo sulla palpebra mobile, ho detto no! E quindi alla fine ho dovuto cambiare piano durante l'esecuzione, questo è quello che è uscito fuori. Prossimo prodotto preferito di questo mese è, non lo so, no, in realtà mi piacciono, ci sono un sacco di prodotti veramente molto 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 belli. Alcuni sono belli, altri sono molto molto belli. Questo è uno di quelli davvero bellissimi. Ho scoperto questo fondotinta insieme a voi, l'ho provato per la prima volta in un video test qui sul canale. Sto parlando del Born This Way di Too Faced. È un fondotinta pazzesco se avete la pelle secca, normale secca. Sono rimasta non sorpresa, ma di più da questo fondotinta, mi piace davvero tantissimo. Ha una coprenza media, medio-alta, dipende quanto ne mettete. Secondo me, comunque, applicandone non troppo, ha una coprenza media, un finish molto molto naturale, quasi satinato quando si applica, però poi durante la giornata rimane comunque molto molto idratante, non va ad evidenziare le pellicine, non va ad evidenziare i pori, rimane lì tutto il giorno, si comporta davvero benissimo, ha un effetto davvero leggero sul viso e davvero effetto seconda pelle, non si sente per niente sul viso, però allo stesso tempo si vede che è lì e che ha coperto quello che doveva coprire. Questo è il mio fondotinta numero uno del momento, ha sorpassato il Bourjois Ultimix Foundation, giusto per farvi capire quanto lo amo e probabilmente in questo momento sarete tipo ah,
Cosa stai dicendo? Eh sì, è così, mi piace davvero così tanto, è un fondotinta secondo me eccezionale. Va bene se avete una pelle normale, secca o mista, però deve essere molto prevalentemente secca. Se avete delle zone grasse o che si lucidano parecchio, vi sconsiglio questo fondotinta, perché secondo me se avete delle zone che già si lucidano da sole, andrebbe ad accentuare il problema. Se invece al contrario cercate un fondotinta che mantenga la pelle morbida per tutto il giorno, idratata per tutto il giorno, e ancora non avete trovato il fondotinta ideale, provate lui perché è veramente eccezionale, credetemi, non ve ne pentirete. Io devo assolutamente andare al Sephora più vicino e prendere il colore più scuro, in modo che riesco a mixarlo e avere sempre il colore adatto per quest'estate, perché ovviamente adesso sono così pallidina, tra un po' rimarrò così, ma almeno qualche volta metterò l'autoabbronzante, quindi avrò bisogno sicuramente di un altro colore più scuro. Io non ne prendo tanti diversi, ce n'ho uno più chiaro e uno più scuro, sicuramente questo inverno prenderò un colore ancora più chiaro di questo, poi li mixerò tra di loro a seconda del colore che sono in quel momento. Prossimo prodotto che mi è piaciuto un sacco questo mese, per il semplice fatto che l'ho riutilizzato questo mese ma già lo conoscevo, è questa maschera di Charlotte Tilbury, che è pazzesca, mi piace davvero tantissimo. È una maschera in tessuto ma asciutta. Cioè, mi spiego meglio, avete presente le maschere che sono imbevute di prodotto? Questa ha qualche magia tipo strana all'interno. Quando la tirate fuori dalla bustina è completamente asciutta, come se fosse un fazzolettino, cioè non si sente per niente che è imbevuta del prodotto. Ci sono due colori sui diversi strati della maschera, da una parte è bianca, dall'altra è rosa. Dovete mettere quella rosa a contatto con il viso e massaggiarla per attivarla per un minuto e mezzo, e poi la lasciate lì quanto tempo volete. Più la lasciate a lungo meglio è, però diciamo che un quarto d'ora, 20 minuti vanno benissimo. La andate a togliere e vi accorgete che non so in quale modo assurdo la maschera ha rilasciato sul vostro viso del prodotto, e la vostra pelle risulta super luminosa, super impolpata, super morbida, fantastica, come se appunto ci fosse della magia all'interno che abbia fatto qualcosa di fantastico alla vostra pelle. La cosa bella di questa maschera è che, essendo asciutta, questo lo dicono proprio sul sito di Charlotte Tilbury, non fa prolificare i batteri, quindi può essere utilizzata fino a 3 volte. Sinceramente io l'ho utilizzata anche di più, fino a che sentite che c'è prodotto sopra. Potete utilizzarla, ovviamente prendetela con le mani pulite, e ovviamente potete anche utilizzarla soltanto una volta, però siccome è una maschera parecchio costosa, più volte riusciamo a sfruttarla, meglio è. Un altro preferito del mese, che non so per quale motivo non riesco a trovare in questo momento, non so dove l'ho infilato visto che mi ci sono appena truccata, è il correttore di NARS Creamy Radiant Concealer. È praticamente il correttore di NARS, quello nel tubetto che hanno adorato tutti. Mi è piaciuto molto, però qualche considerazione da fare, ve l'ho detto anche nel precedente video se non sbaglio. È un correttore, diciamo, di media coprenza, molto idratante, molto cremoso, però allo stesso tempo si va ad infilare un po' nelle pieghette. Mi piace molto l'effetto che dà, perché non secca per niente il contorno occhi, né va a mettere in evidenza eventuali pieghette, però calcolate che si va ad infilare un pochino nelle pieghette, quindi che cosa è un po' un controsenso. Non le va ad evidenziare perché non le va a segnare in modo strano, però ci si va ad infilare all'interno, quindi se avete la zona parecchio segnata, secondo me vi andrà ad evidenziare in questo senso le pieghette. È un po' strano il discorso. Diciamo che secondo me l'ideale di questo prodotto è un contorno occhi secco ma non segnato, il che è molto difficile da trovare, perché generalmente quando il contorno occhi è secco è segnato. Se siete avanti con l'età e quindi avete parecchie rughette in questa zona, io ve lo sconsiglio. Al contrario, se siete parecchio giovani o comunque non segnati in quella zona e cercate un correttore che non sia estremamente asciutto, secondo me andrà molto bene per voi. Poi la selezione colori è davvero fantastica, mi piace un sacco. Anche andandosi ad infilare nelle pieghette, io continuo ad utilizzarlo perché comunque mi piace molto come texture, e per fortuna non sono molto segnata in questa zona. Sì, ho qualche pieghettina, però non sono così tanto segnata che il correttore si va ad infilare dappertutto. Mi piace, però vi sconsiglio di provarlo se
avete queste cose che vi ho appena elencato. Altro prodotto che mi è piaciuto un sacco questo mese, ma che in realtà sto utilizzando da qualche mese, solo che ogni volta me lo dimentico nella doccia e mi scordo di farvelo vedere, poi finisco di girare il video, lo monto e dico ah, dovevo far vedere anche quel prodotto lì. È lei, è un qualcosa di fantastico. Che cos'è? Sembra una semplice spazzola, signori e signori, invece no! È una spazzola mirabolante. Questa qui è la Wet Brush, sicuramente in tanti di voi già l'hanno provata. È praticamente una spazzola che va utilizzata sul capello bagnato e non strappa per niente i capelli. Ovviamente potete utilizzarla anche sui capelli asciutti. Io ve ne ho parlato anche nel video dei miei capelli. Personalmente non pettino i capelli quando sono asciutti perché i miei almeno si spezzano parecchio e mi si aprono le punte tantissimo, quindi preferisco non pettinarli da asciutti, li pettino soltanto da bagnati. Però secondo me, se avete anche dei capelli molto fini che tendono ad intrecciarsi parecchio e le normali spazzole quando le utilizzate vi tirano tantissimo, questa qui secondo me non lo farà, perché ha questa particolarità che i dentini sono super morbidi. Quindi quando voi passate la spazzola così sui capelli non sentite che vi sta pettinando i capelli. Io ne avevo sentito parlare molto bene, ero sempre stata un po' scettica, però da una parte avevo sempre voluto provarla, poi ho preso il coraggio, l'ho comprata su Amazon. La prima volta che l'ho provata sono rimasta tipo, ma mi sto pettinando i capelli oppure no? Dopo che ho messo il balsamo, ho preso la spazzola, ho iniziato a pettinare i capelli e praticamente la spazzola scivola come se ci fosse del burro sopra, cioè non fa proprio attrito. L'altra spazzola che utilizzavo, ma tutte le spazzole che ho sempre utilizzato, mi spezzavano i capelli o comunque le sentivo che tiravano quando arrivavano in alcuni punti dove c'erano un po' di nodi. Questa, proprio perché ha i dentini così morbidi, credo io, non so per quale motivo, sono molto sottili qui sulla punta. Quando andate a pettinare i capelli scivola, che è una meraviglia, e non vi strappa per niente i capelli, tira via quelli che sono già staccati, ma non sentite neanche tirare sul cuoio capelluto. Se non avete provato questa spazzola, secondo me, ragazzi, io ve lo dico tranquillissimamente, anche se siete dei parrucchieri, dovreste provare questa spazzola quando pettinate i capelli alle vostre clienti e vi arrivano con i capelli tutti intrecciati o cose del genere. Secondo me questa spazzola è veramente un salvavita ed è una di quelle cose che ognuno con i capelli lunghi, uomini e donne, dovrebbero avere nella propria doccia. Non la utilizzo insieme al fono perché sulla scatola c'è scritto che i dentini sono di plastica, molto sensibili al calore, quindi sconsigliano di utilizzarla con il fono. Per questo motivo la utilizzo solo bagnata, ma la ricomprerei mille volte perché mi è piaciuta davvero tantissimo e ci tenevo assolutamente a farvela vedere perché per me è stato un prodotto cambia vita. Poi sapete quanto ci tengo ai miei capelli? Li sto facendo crescere lunghissimi e non vedo l'ora che crescano ancora di più, e trovo che questo sia stato lo strumento che me li ha fatti spezzare ancora di meno, quindi la amo follemente. Andiamo avanti e voglio consigliarvi sempre un prodotto per i capelli con cui mi sono trovata molto bene. Sapete che ho i capelli super ricci, se non ci credete andate a vedere gli altri video dei capelli, e sì, li alliscio sempre perché in questo modo sono in ordine. Purtroppo non ho uno di quei ricci belli abboccolati, fantastici, che hanno tantissimi. Io no, ho un riccio crespo che non si abboccola neanche, ma che fa una specie di roba che sembra un rasta. Vi ripeto, prima di scrivere commenti qui sotto tipo hai provato la schiuma, ho provato qualsiasi cosa, ragazzi, se scrivete qualcosa io l'ho provata, e vi invito ad andare a vedere gli altri video per capire che tipo di capelli ho, così almeno evitiamo qualsiasi polemica sui capelli. Ho provato questo spray, cioè mia mamma non so per quale motivo l'ha comprato e mi ha detto ah, devi assolutamente provarlo perché quando lo metto sui capelli poi li vado ad allisciare e si allisciano benissimo. Ho davvero notato la differenza, è di Frank Provost e si chiama Expert Protection. Praticamente è un trattamento protettore dal calore senza risciacquo con procheratina e xilosio termoprotettore. Dice che resiste fino a 230 gradi, è consigliato per phon, piastre e ferri caldi. La cosa che sto notando adesso è che in realtà non c'è scritto neanche che è un prodotto che aiuta ad allisciare i capelli, cosa che è molto strana, non ci avevo fatto caso, me ne sto rendendo conto adesso che ve lo sto dicendo. In realtà è soltanto un termoprotettore, quindi potreste provarlo in ogni caso, almeno che non stiate cercando di
di realizzare un po' di volume, al contrario credo che questo invece appesantisca un po' il capello. Se appunto cercate questa cosa, secondo me è perfetto. Calcolate che oggi stavo lavando i capelli, ho iniziato a passarmi il fono e a un certo punto ho detto: perché non si allisciano bene come le altre volte i capelli? Mi sono accorta di essermi dimenticata questo coso qui, che invece, non lo so, li fa asciugare ed allisciare molto più in fretta. Ha lo spray così, fatto in questo modo, e si spruzza sia sui capelli bagnati sia sui capelli asciutti. Calcolate che io lo metto sia sui capelli bagnati prima del fono, sia delle volte anche prima della piastra. Poi io non la ripasso mai la piastra, a meno che non mi sveglio con una ciocca ribelle. Quindi niente, vi consiglio di provare questo prodotto perché secondo me merita davvero tantissimo. Altro prodotto di make up che mi sta piacendo tantissimo, devo ancora testarlo meglio, però mi sta piacendo, quindi ho deciso di parlarvene in questo video, sicuramente lo sentirete anche nei successivi video. È la Terra di Benefit Hoola. La conoscete in tantissimi, io mi sono svegliata adesso e ho scoperto ora che è una terra eccezionale. Mi piace tantissimo, si applica in modo super omogeneo. Trovo che rispetto alla cialdina si applichi un pochino più calda come colore, cioè sia... Ah, ma perché ha la calamita? Ecco perché mi si attacca l'orecchino. Tornando a noi, nel barattolino qui, nella scatolina, sembra quasi una terra da contouring fredda, però quando l'andate ad applicare diventa leggermente più aranciata, il che secondo me non è una pecca, anzi al contrario. Mi piace tantissimo il colore perché non è né troppo grigio né troppo arancione, perfettamente nel mezzo. Si sfuma davvero benissimo, l'ho applicato in un attimo e si è praticamente sfumata da sola. E mi piace tantissimo come dura durante il giorno, secondo me è davvero un bel prodotto. Non ve ne parlo di più perché sicuramente ne avete sentito parlare tantissimo, però ecco, a me sta piacendo davvero molto. Ultimi due prodotti di cui voglio parlarvi sono due prodotti di skincare. Ho visto un video di una dermatologa, sapete, andando un po' in giro così, c'era un'intervista a una dermatologa su Vogue, uno di questi giornali qui, e c'era il video della sua giornata, cioè lei faceva vedere la sua skincare routine e ha parlato di alcuni prodotti, quindi alcuni ho deciso di provarli, altri no perché erano costosi e dir poco, però quelli che mi potevo permettere li ho acquistati. Il primo prodotto è questo qui di Vileda ed è una crema che si chiama Skin Food, può essere applicata sia sul corpo sia sul viso, infatti sono 75 ml di prodotto, però a me sembra che la sto consumando super velocemente. È una crema che è ricca e dir poco. Se avete una pelle normale o secca o super disidratata, questa sarà il vostro nuovo amore. Io l'ho acquistata su Amazon, non so sinceramente chi rivende questo brand, se lo sapete magari scrivetelo in un commentino qui sotto. Mi sono trovata benissimo, però aspettate, voglio dirvi una cosa. È una di quelle creme che quando la applicate vi fa tipo un mega pappone in faccia, cioè sembrate lucidi, sudati, è proprio una crema super pastosa. E mi rendo conto che a tanti non piace questa sensazione, a me invece piace tantissimo. È una di quelle creme super untuose che però fanno il loro effetto. Se avete una pelle secca e disidratata, questa crema sarà perfetta per voi. Se già un pelino la crema è mista e si lucida da sola, io ve la sconsiglio perché è davvero molto molto ricca. Se vi piacciono le creme che si assorbono in fretta, non provate questo prodotto nel modo più assoluto, però... Se avete delle zone secche, magari anche, sapete, mani, gomiti, piedi, non lo so, zone che si seccano tantissimo, secondo me questa crema è davvero favolosa e se la facessero in un barattolone gigante per il corpo probabilmente la comprerei, forse d'inverno perché d'estate credo sia un pochino troppo grassa. Mi sono davvero innamorata di questa crema, sicuramente quando la finirò la comprerò nuovamente, ho notato una grande differenza sul mio viso, adesso sembra quasi più rimpolpato, più idratato, più nutrito, mi piace davvero tantissimo, quindi vi straconsiglio di provare questa crema. Ho provato anche un nuovo contorno occhi che vi ho fatto vedere nel video spacchettamento di Sephora ed è la crema del brand che non sono assolutamente in grado di pronunciare, ma vi ricordo come sempre che tutti i prodotti sono scritti qui sotto nell'info box, quindi se vi interessa andate qui sotto a vedere come si chiama, ed è la Banana Bright Eye Cream di questo brand che non so assolutamente dirvi come si chiami. Mi dispiace tantissimo non saperlo pronunciare perché questo è un prodotto che dire fantastico è dire poco. Anche questo
tipo la crema, trovo sia un prodotto abbastanza grasso, non dico untuoso perché sembra quasi un termine dispregiativo, però untuoso nel modo buono. Se avete un contorno occhi secco probabilmente capite di che cosa si tratta, che tipo di aggettivo sto cercando di dare a questa crema. Trovo sia molto molto idratante, nutriente allo stesso tempo, contiene vitamina C e collagene, cosa che è fantastica per un contorno occhi. Ne applico davvero pochissima, però quando la applico sento che comunque è bella pastosina e va subito a dare un bel pugno di idratazione al mio contorno occhi, mi piace tantissimo. Questa combinazione per me, per il mio tipo di pelle, è davvero perfetta. Se avete una pelle secca e disidratata, provate questi due prodotti, credetemi ragazzi, non ve ne pentirete. E niente, penso di aver parlato tantissimo in questo video perché sono tantissimi minuti che sto registrando, quindi scusatemi se questo video uscirà fuori troppo lungo. Comunque questi erano i prodotti preferiti del mese di aprile. Se avete dei prodotti preferiti da consigliarmi che avete scoperto in questo mese, come al solito scrivetemeli in un commentino qui sotto, fatemi sapere se qualcuno di voi ha provato uno dei prodotti all'interno di questo video, e soprattutto fatemi sapere come vi siete trovati, se avete un tipo di pelle o di capelli diversi dai miei, così magari chi legge la vostra recensione può rispecchiarsi in voi e può vedere come quel prodotto ha lavorato per voi. Come al solito mettete un bel pollicione all'insù, iscrivetevi al canale e suonate la campanellina così non perderete nessun nuovo video. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!